Con l'autunno ormai alle porte, ho deciso di fare quello che probabilmente è uno degli ultimi campeggi di questa stagione. Un viaggio in solitaria alla ricerca di paesaggi e colori autunnali nelle montagne della British Columbia. Eccoci qui con un'altra avventura. Oggi siamo nei pressi di Pemberton, a nord di Whistler, quindi un poco più a nord di Pemberton che a nord di Whistler. E sarà una 2 giorni, Hurley Loop, quindi è un cerchio che si chiude, iniziamo da Pemberton e finiamo a Pemberton. Ci sarà un campeggio sul lago, spero. Abbiamo fatto il pieno, siamo adesso appunto all'inizio della strada sterrata e si inizia a salire. Speriamo non ci sia neve perché ha piovuto negli ultimi giorni, le temperature si sono abbassate sotto i 10 gradi, siamo a 11 adesso, anche se è le 11 del mattino. Saranno notti molto fredde, ma con l'autunno e i colori autunnali spero ci sia uno spettacolo di colori lungo la rotta. Arrivato al campeggio, mi sono messo lì per ora, sono le 2:40, quasi 3 del pomeriggio. Campeggio della BC Hydro, che è la compagnia elettrica della British Columbia, completamente gratis. E guardate, ogni spot, ce ne sono tantissimi, ha il suo tavolo, il suo coso per fare il fuoco, ci sono i bagni, ci sono i cestini, quelli anti-orso. Completamente gratis, io mi immagino che qua d'estate ci sarà il bordello ogni giorno, però oggi 1 ottobre è domenica di ponte, 1 ottobre però, quindi non più stagione di campeggio per quelli che vanno solo la domenica. Infatti siamo io e un'altra persona, un altro overlander con una Tacoma abbastanza modificata, con anche lui la rooftop tent, però quella solida. Io adesso mi sono messo lì di fianco al creek, però siccome ci sono così tanti posti e sono tutti vuoti tranne per questo tizio, un signore tra l'altro di una certa età che stava facendo legna già, e siccome dobbiamo sgranchirci anche le gambe, io e Chiura abbiamo deciso di andare in giro, ci facciamo un giretto del campeggio e vediamo se magari c'è un altro spottino migliore di quello che abbiamo preso noi e ci mettiamo lì. Tanto sono le 3 del pomeriggio, ora che fa buio, ce ne vuole di tempo. Vediamo.
Presto, sono tipo le 7:15 di sera, una roba del genere. Ho fatto buio, ho spento il fuoco, ho messo a letto, toppio su cappella perché farà freddo, mi sa. Adesso leggo un po', pezzettino di cioccolato e poi si dorme, così che magari riusciamo anche a svegliarci presto per l'alba. Ci vediamo domani. Buongiorno, buongiornissima. Nuovo fuoco stamattina. Mattinata quasi sotto zero. Fa davvero freddo, quindi bisogna scaldarci in un modo o nell'altro. Anche queste nelle tasche. Adesso facciamo un caffè, ci rilassiamo un attimo davanti al fuoco e poi ce ne andiamo.
Buongiornissimo, un'altra volta. Siamo di nuovo in viaggio, sbaraccato tutto, siamo ripartiti. Adesso faremo un bel pezzo intorno al lago. Come potete vedere ci sono già degli scenari bellissimi con l'autunno, i colori sono fantastici. Mi sono fermato un attimo perché voglio vedere se riesco ad aggiustare sto cazzo di drone. Come potete vedere dietro di me, là su quella montagna, ma anche su questa più vicina, è stato tutto bruciato. Non so se era un forest fire di quest'anno, di anni passati, però si vede proprio tantissimo sulla strada. Poi verso sinistra era tutto bruciato completamente, vuol dire che il fuoco è proprio arrivato alla strada. Secondo me l'hanno chiusa anche quest'estate o l'estate in cui è successo, appunto. È una devastazione che ci ricorda ancora una volta quanto è terribile l'estate in Canada, in British Columbia, soprattutto per tutti i vari fuochi. Comunque, bando alle ciance, non siamo più in stagione di fuochi, per fortuna. Ormai è ottobre, 2 di ottobre. I colori sono fantastici, c'è un blu verde acqua del lago senza filtri che è stupendo. Con questa giornata un po' uggiosa, non piove però, quindi è fantastico. Colori fantastici e ci rimettiamo in marcia. Qualcuno ha perso delle vacche, mi sa. Buongiorno, buongiorno, signore mucche, buongiorno, buongiorno. Mi raccomando, non cadete nel lago. Buongiorno, buongiorno a tutti. Chiura, quante mucche ci sono? Siamo tornati alla civiltà, siamo qui sopra Pemberton, no, sotto Pemberton. Sono fermato a un parco qua dove c'è delle cascate per fare un po' di pranzo e poi tornare verso casa. Questo sarà il mio pranzo e per fortuna che hanno messo l'apertura facilitata.
Spero vi sia piaciuto questi paesaggi autunnali, soprattutto questo sarà probabilmente l'ultimo vero viaggio così della stagione, perché poi già con questa pioggia di oggi vuol dire che sulle montagne sta nevicando e fra meno di un mese nevicherà, tutto quello che avete visto sarà pieno di neve sicuramente. Comunque ci vediamo al prossimo video, spero vi sia piaciuto, ciao!